patria mia parto domani, piangere non vedrò la mia piccina, lei stessa metterà fra le mie mani un fiore rosso ed una carabina, ed ella mi dirà con gli occhi belli, muori per vendicare i tuoi fratelli. Torna, torna Garibaldi, torna la camicia rossa. Fiorani è un amministratore delegato alla Banca di Lodi. Fiorani è in galera. È in galera perché mancano 20-30 milioni di euro che lui ha distribuito a due ministri e due sottosegretari. Non succede nulla in Italia, lui è in galera. Lui è in galera perché ha truccato un bilancio della Banca di Lodi del 2004. Io vado alla Consob, e sono documenti pubblici, e dico alla Consob, mi fa vedere il bilancio della Banca di Lodi del 2004, prego, e me lo mette lì. Eccolo lì, il bilancio del 2004 della Consob. È perfetto, non manca nulla, però l'amministratore delegato è in galera. Allora dico, ma l'avrà controllato qualche società di controllo? Cazzo, li controllano i bilanci. Chi l'ha controllato? Questa società che si chiama Deloitte. Deloitte fa una certificazione del bilancio per cui l'amministratore delegato è in galera e dice nella certificazione un bilancio perfetto. Torna, torna Garibaldi, torna la camicia rossa bella e santa. Geronzi è stato finalmente perseguito e incriminato. Cazzo, ha incriminato Geronzi adesso, perché non l'hanno incriminato 3 anni fa? Eppure 3 anni fa c'era qualcuno che diceva queste cose. Indovinate chi era 3 anni fa che diceva queste cose? Bene, vi faccio vedere chi le diceva, non io. Io riportavo quello che leggevo, lo leggevo sul Time. Sarebbe bastato un giornalista 5 minuti in televisione che avesse fatto vedere questa rivista, perché il Time si chiedeva 3 anni fa come mai non è in galera questo qui, Geronzi, presidente di Capitalia. Torna, torna Garibaldi, torna la camicia rossa bella e santa. Ma il grave, le cose gravi, devono ancora uscire. La cosa grave è il più grosso scandalo, la Parmalat è stato 13-15 miliardi di euro. Quello che vi dico io, siamo già a 50 miliardi di euro di deficit, il signore che ha procurato 50 miliardi di euro di deficit è giudicato nel giornale della Confindustria Sole 24 Ore l'ultimo industriale. Un industriale pieno di debiti, senza capitali, parlo di tronchetti, il tronchetto dell'infelicità, ha mandato a casa 40.000 persone licenziando, facendo SRL apposta, costitutiva delle piccole società SRL, le SRL licenziavano, ne ha licenziato 40.000 in 5 anni, ha spolpato un'azienda, lui, Gnutti, Colaninno, in 9 anni hanno spolpato un'azienda che era in attivo di 100.000 miliardi, portandola in passivo di 100.000 miliardi. Beh, Tronchetti Provera quotata in borsa contro la legge, perché sapete di quanto è proprietario Tronchetti Provera della Telecom? Di quanto è? Vi faccio vedere come funzionano le scatole cinesi, vai. Vai Mario, vai. Bene, Tronchetti Provera c'ha una piccola società in cima che si chiama APA. APA vuol dire a comandita per azioni, blindata, piccolissima, fuori dalla borsa, così non si può essere controllata, blindata. Bene, quella società lì ha il 61-41% di GPI, la GPI ha il 50-18% di Camfin. Canfi al 25-36% di Pirelli, Pirelli al 57,7% di Olimpia, Olimpia al 18% di Telecom Italia. Bene, secondo voi, moltiplicate quelle percentuali tra loro, quanto possiede Tronchetti Provera della Telecom? 0,8%, nulla. Col nulla lui pilota una delle più grandi società che ci sono in Europa, con niente. Torna, torna Garibaldi, torna la camicia rossa bella e santa Cipro. Scarroni ha preso quel posto lì perché aveva delle referenze a cui non si poteva dire di no. Già 10 anni fa Scarroni aveva già patteggiato 2 anni e mezzo di galera per corruzione perché dava tangenti al Partito Socialista per avere gli appalti dall'Enel. Quando ha portato le referenze a questo governo, che ha letto le referenze, ha detto come facciamo a dire di no? Torna, torna Garibaldi, torna la camicia rossa bella e santa.
E allora mi dicono come faceva a sapere, come faceva a sapere, come faceva a sapere, come faceva a sapere. Si sapevano le cose, come sapevo di Cragnotti, nel 95 di Cragnotti, bastava leggere, leggere la sua fedina penale nel 95, quando l'ha vista Totorina, ha detto con quello lì non ci berei neanche un caffè perché mi intimidisce. Come faceva a sapere? Vedevo questi manager, questo capitalismo senza capitali, questo capitalismo sovvenzionato dallo Stato. Ecco chi sono i veri comunisti, che prendevano ognuno, Tanzi e Cragnotti, 300 miliardi delle nostre tasse per inventarsi il Nouvelle Food, quello che Cragnotti faceva il pomodoro sempre duro, che marcisce dentro ma fuori rimane perfetto, come la Lega, come Calderoli. Bene, l'altro faceva il latte con gli omega 3. Guardate il latte, io pensavo fosse finita, ma il latte lombardo è andato avanti. Il latte lombardo, fate il 40% della produzione nazionale, lo comprava un broker, un finanziere comprava il latte, il siero di latte in Francia a marcio, lo trattavano, lo mettevano nei silos, 500.000 litri alla volta, poi lo impacchettavano e delle ditte come la Granarolo, Stillat, questa gente che magari non sapeva nulla, li vendevano nei nostri supermercati. Non era più latte, era qualcosa di diverso. Torna, torna Garibaldi, torna la camicia rossa bella e santa ci protegge. Ma è possibile che queste cose sui giornali non ci vanno? Non ci vanno, perché abbiamo dei giornali che non hanno più senso, che sono in mano degli editori, che sono manipolati, che sono sovvenzionati con i nostri soldi. È il libero mercato. Ora, sovvenzionare la lirica, la musica, qualche cinema d'autore va bene, ma dei giornali che... perché sovvenzionare delle cose? Tu fai un bel giornale, chi lo compra ti sovvenziona quando te lo compra. Noi con le nostre tasse sovvenzioniamo delle cose che quando l'ho saputo ho detto ma siamo pazzi. Per esempio, vi faccio due esempi. Liberazione, 3.718.000 euro, 7 miliardi. L'unità, 6.817.000 euro, 13 miliardi l'unità. 13 miliardi, un miliardo, più di un miliardo al mese. Il foglio, 3.511.000 euro l'anno con le nostre... Il foglio è quel direttore, è Platinet con la barba. Patria mia, parto domani, piangere non vedrò la mia piccina, lei stessa metterà fra le mie mani un fiore rosso ed una carabina, ed ella mi dirà con gli occhi belli, muori per vendicare i tuoi fratelli. Torna, torna, Garibaldi.